come posso dirle, è un frastuono. E a noi napoletani ci piace questo frastuono. Il calcio in Italia, si sa, non è più solo uno sport e neanche un gioco. È un affare legato all'identità e dunque alla politica. E nell'estate in cui si doveva cominciare a celebrare l'unità d'Italia, anche Maradona viene arruolato. L'abbiamo fatto oltre, abbiamo sostituito il sole dell'Argentina con il simbolo delle due Sicilie. Quindi okay, proprio... diciamo Maradona e i Borboni uniti. Assolutamente sì. Non ci dimentichiamo che nel 1990... Napoli è stata l'unica città in cui in Italia e Argentina si è tifati per l'Argentina. Maradona disse: io girando in tutta Italia con il Napoli mi vedo accolto con cori razzistici e con il grido di benvenuti in Italia. Quindi mi pare strano, disse Maradona, che adesso chiedono ai napoletani di tifare per l'Italia, quando in tutta Italia non hanno mai considerato italiani i napoletani. È una reazione. Eppure Maradona era ignorante in storia, però aveva capito questa cosa che noi invece stiamo studiando e abbiamo capito bene, che l'Italia non ci ha mai voluto come fratelli. Questi signori non sono tifosi normali, sono i membri del ricostituito Parlamento borbonico. Lei è il... Sono Felice Abbondante, sono il vicepresidente del Parlamento delle due Sicilie. Lei è il... Sono Giuseppe Genovese, presidente. E la prima mozione del Parlamento neoborbonico è questa, la riscrittura della storia risorgimentale. Sa, Garibaldi quando venne fece una massoneria, carboneria, mafia, camorra, fu un tutt'uno. Garibaldi massone ma anche camorrista, mafioso e che altro? Ha derubato i banchi di Sicilia e di Napoli. E non è finita qui, secondo questi signori, l'impresa dei mille fu tutto tranne che una guerra di liberazione. I generali piemontesi hanno detto: queste sono le nostre Indie, l'Italia meridionale. Poi ci invasero, senza dichiarazione di guerra. Insomma, la verità storica, anche secondo i neoborbonici, va cercata nel solito posto, le tasche della classe dirigente. Anche addirittura l'apparato bancario ce l'hanno scippato. L'unica banca che avevamo, il Banco di Napoli, ce l'hanno scippato. Noi avevamo l'apparato industriale potenzialmente più forte del nord. All'improvviso, dopo il 1860, si capovolge siamo tutto. Incapaci, Fredo. Tutto si capovolge. I neoborbonici tengono incorniciato il conto che pubblicò nel 1903 il ministro del tesoro francese Francesco Saverio Nitti, l'unità d'Italia fotografata dal punto di vista dei soldi. Quindi diciamo su 668,4 milioni di lire circolanti, 443,2 milioni venivano dal sud. I due terzi. I due terzi. I due terzi. Quindi la ricchezza era qui. Era certo. Ogni 3 milioni tu appartenevi al regno delle due Sicilie. Questo è la prova che... Che l'unità d'Italia non fu fatta per l'unità d'Italia, ma fu fatta per distruggere il per prendere i soldi di cui i Savoia avevano estremamente bisogno perché si erano indebitati fino al collo con una famiglia fiorentina di origine ebraica. E dopo 150 anni è venuto il momento di fare i conti con il Nord. Ma lei veramente crede che la Lega non voglia la secessione? Ma chi lo crede più? E tutti questi tentativi che loro stanno facendo non sono altro che l'anticamera per un'eventuale rottura e frattura definitiva. Ma non vi sentite voi funzionali a questo progetto? Cioè mettete la bandiera borbonica, fate discorsi di autonomia, parlate della rivoluzione. Non vogliamo andare noi a testa alta, ma ci devono restituire tutto. Dobbiamo fare i conti, bisogna fare i conti con il Nord. Ci devono restituire i nostri soldi che fino hanno fatto. Tutto. Tutti rivogliono i soldi indietro. Quelli di Pontida li rivogliono dal sud e i neoborbonici li rivogliono dal nord, ma il fatto è che i soldi stanno finendo per tutti. Dopo la pubblicità. E adesso torniamo a Napoli con Alessandro Sortino, dove i soldi sono talmente pochi che... A Napoli quest'anno le istituzioni volevano festeggiare con una sfilata storica i 150 anni dell'ingresso di Garibaldi in città. Però i tempi sono quelli che sono e non si sono trovati i soldi. Il ricordo di Garibaldi è rimasto affidato a questo monumento nella piazza di fronte alla stazione. Qui l'eroe dei due mondi si ritrova assediato dai disperati del terzo. Per trovare in Veneto i corrispondenti dei neoborbonici bisogna venire in provincia di Treviso. Questa è la sede della LIFE,
una sigla che unisce e rappresenta un manipolo di agguerritissimi piccoli e medi imprenditori, decisi a contestare nel nome della Serenissima Repubblica di Venezia la sovranità dell'Italia sul Veneto. No, colpi particolari. Io sono Paolo Zanata, ministro degli esteri. Io non accetto e mai accetterò di stare... Lei è il ministro degli esteri, certo, dell'autogoverno veneto. Dello Stato di Venezia. Io mai accetterò di stare in qualsiasi Stato, si chiami Italia o altro nome, in cui esiste una polizia armata che mi viene a chiedere i soldi. Non esiste in democrazia al mondo. Succede ogni tanto che si dice che i piccoli imprenditori veneti sono evasori, no? Ho sentito che voi vi ribellate fortemente a questa nomea. Cosa c'è di male nel pagare le tasse? Perché vi ribellate al pagamento delle tasse? Cos'è che è ingiusto? Fabio, prima, che noi siamo i minori evasori di tutta Europa, siamo quelli che pagano più le tasse di tutta Europa. E allora chi è che le evade in Italia? E Sud Italia, Roma e tutti quei. Quindi secondo lei l'Italia sta in piedi sulle vostre tasse? Siamo noi. Da parte sulle tasse di chi produce, insomma. È verità, questo è il punto. No, secondo altri. È verità, bisogna cambiare testa. Proprio il peso, guarda, i propri italiani. Purtroppo proprio italiani, che scusate, se parla gente di potere, io il peso. Quelli che ti guarda così, altezzosi fuori delle maniere. Questo è l'odio, tu capì? Perché la Lega che è al governo, e che dice cose simili a quelle, perlomeno io da Roma, mi sembra che dica cose simili a quelle che dite voi, perché la politica della Lega non è sufficiente a liberarvi da questa oppressione? Per un motivo abbastanza semplice, perché Berlusconi prende il suo grosso di voti in Sicilia. La Sicilia è una regione indipendente, uno Stato indipendente, che oltre a tenersi tutte le sue ricchezze, le diamo anche 14 miliardi, che è quasi una manovra economica ogni anno. Quindi lei dice se una forza è alleata con Berlusconi che prende i voti lì... Ma difficile. E dico che quel problema grosso della Lega scoppierà adesso, se non riesce a ottenere il federalismo, la ribellione sarà totale. Ecco. Ma allora a quel momento Berlusconi dovrà dire ai signori siciliani dove è cosa, voi da questo momento pagate le tasse come gli altri, non vi diamo più i soldi, il vostro non è più un Parlamento col diritto di veto addirittura sulle leggi italiane, ma è solamente una regione come tante altre ve ne sono nel nostro paese. Era l'11 maggio del 1860, quando i mille di Garibaldi sbarcarono a Marsala, in Sicilia, con due navi dai nomi significativi, il Piemonte e il Lombardo. Sul luogo dello sbarco dovrebbe sorgere un monumento. Eccolo. I lavori sono iniziati 24 anni fa, eppure a celebrare i 150 anni dello storico sbarco ci siamo arrivati così, con questa carcassa di cemento. Dall'altra parte dell'isola, a Siracusa, oggi la classe dirigente siciliana si prepara a ricevere un'altra invasione settentrionale, amichevole nella forma ma durissima nella sostanza. Le regioni meridionali fanno a gara tra di loro a chi tiene i record negativi. Il ministro siracusano Stefana Prestigiacomo ha organizzato un convegno sul federalismo e a parlare sono venuti loro due, il presidente di RCS Paolo Mieli e il sociologo torinese Luca Ricolfi, che ha scritto un libro dal titolo significativo, Il sacco del Nord. 50 miliardi di euro all'anno è l'assegno che direttamente o indirettamente stacca ogni anno il Nord, non nei confronti del Sud, nei confronti del resto del paese. Siamo arrivati ad un punto in cui così non si può andare avanti. E mentre dentro Ricolfi parla, fuori la gente urla e protesta. In galera! In galera! In galera! Stamattina mangiate gratis a Siracusa, al Castello Maniace! Gli sprechi per determinate cose li fanno, invece poi per le cose giuste, per far mangiare le povere persone, non ci sono soldi. Da 20 anni i leghisti sono seduti al tavolo dove si mangia, da 20 anni, magna anche loro. Se realmente loro vogliono avere la loro indipendenza, perché vogliono il ponte con la Sicilia, che non lo vogliamo assolutamente? I 2/3 dei professori su sono meridionali, siamo meridionali, la scuola su chiuderebbe se non ci fossimo noi. Eppure la Lega sta creando una linea gotica. Ha di nuovo riproposto la linea gotica, non vuole più farci salire, ha bloccato tutto.
tutto. È razzismo. In particolare nelle regioni di mafia, e cioè Campania, Sicilia e Calabria, la diseguaglianza nella distribuzione del reddito ha dei livelli assolutamente anomali. La qualità e la quantità dei servizi pubblici erogati nel Mezzogiorno non ha nessun rapporto con la spesa. E questo è il fattore causale fondamentale della povertà. Secondo Ricolfi, gli enormi trasferimenti di denaro pubblico verso il sud, invece che produrre uguaglianza, producono diseguaglianza sociale. Si tratta di un vero e proprio atto di accusa nei confronti della classe dirigente meridionale. Per questo in platea si notano segni di insofferenza. Il punto è che a parità di risorse gli amministratori del nord buttano via il 5-10%, gli amministratori del sud buttano via il 40-50%. Secondo lei è possibile questo passaggio di tagliare la spesa pubblica e mantenere il consenso? Cioè, cosa succederà da questo punto di vista? No, non è possibile mantenere il consenso, ci può solo cambiare la classe dirigente, a mio parere. La quantità di cattive abitudini è così alta che io penso soltanto un ricambio abbastanza drastico potrà cambiare la situazione. Quest'uomo si chiama Gianfranco Miccichè. In quei giorni stava preparando una vera e propria rivoluzione della politica siciliana. La modernità della proposta politica di Miccichè qual è? Il partito del sud. Cosa diceva lei? Come partito alternativo alla Lega. Alternativo alla Lega. E quindi per difendere che cosa? Per ristabilire un po' l'omeostasi politica a livello... Omeostasi? Cosa vuol dire? E si avvicina il momento più atteso della giornata, l'intervento di Gianfranco Miccichè. Otteniamo di parlargli subito prima che salga sul palco. Lei ritiene che la Sicilia è una nazione? E che deve arrivare... storia ritiene che la Sicilia sia una nazione e la Padania no. Però come ci si comporta politicamente? Per adesso siamo certamente soccombenti, nel senso che loro sono riusciti a creare una nazione che non c'era e noi abbiamo perso la nostra. Gianfranco Miccichè negli anni Ottanta lavorava in Publitalia con Berlusconi e Dell'Utri. Nel 1993, sempre insieme a loro, fonda Forza Italia. E dopo 17 anni di politica ha deciso di abbandonare il Popolo delle Libertà per inventarsi il Partito del Popolo Siciliano, partito alternativo alla Lega, ma ad essa alleato, la gamba sudista della coalizione di Berlusconi. Si è voluto evitare i nomi, ma se facciamo un problema di classe dirigente politica del Popolo della Libertà, quelli che hanno i problemi in questi giorni si chiamano Brancher, Verdine e Cosentino, uno è del sud, due sono del nord, fino a prova contraria. E oggi non è più, e oggi, guardate, perché bisogna essere chiari, un tempo eravamo noi i farabutti, oggi non ce n'è più farabutti. Che un poco ci fa male, perché la mafia non è più quella che c'era prima, è la mafia, l'abbiamo sconfitta noi, non è venuta la NATO, non sono venuti i caschi blu ad aiutarci, i morti ammazzati per mafia, tranne uno che si chiama generale dalla Chiesa, tranne uno, sono tutti siciliani. Tutti noi abbiamo, è la nostra classe dirigente che ha sconfitto la mafia. Ha detto i morti di mafia sono siciliani, no? Tranne Carlo Alberto dalla Chiesa. Ecco, però il presidente della regione siciliana in questo momento ha un'indagine per mafia e c'è stata recentemente una sentenza che ha fatto molto discutere di un personaggio molto importante, padre del vostro partito, che è Dell'Utri. Ecco, rispetto a, lei parlava di rinnovamento di classe dirigente, rispetto a questi fatti lei come si pone? In maniera molto semplice, per quanto riguarda Lombardo non mi risulta che ci sia un'indagine per mafia. Per quanto riguarda Dell'Utri, cosa che invece mi interessa di più, la sentenza è stata, possono dire quello che vogliono, inequivocabile, e cioè ha finalmente escluso.